Innanzitutto, buongiorno a tutti e grazie per essere intervenuti a questo terzo incontro del ciclo seminariale Arbor Scientiarum, Saperi Tecnici tra Medioevo e Rinascimento, un ciclo che è finito con un contributo del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Napoli Federico II, e che si prefigge lo scopo di riunire studiosi, esperti, curiosi di letteratura tecnico-scientifica dal Medioevo al Rinascimento. È un seminario interdisciplinare aperto non solo agli studiosi di autori, di opere in lingua latina, ma anche in altra lingua. Oggi il nostro ospite Antonio Coppola ci dedicherà un po' del suo tempo per parlarci di un argomento interessante, secondo me, geografia al servizio della mitopoiesi, i versi 176-241 del quinto libro dell'Urania di Giovanni Pontano. Antonio lo conosciamo, è un ottimo, un eccellente dottorando della Scuola Superiore Meridionale, dove sotto la guida del professore Michele Rinaldi sta lavorando a una bella tesi, una bella e ambiziosa tesi, sull'edizione critica, il commento e la traduzione del quinto libro dell'Urania. Fresco di stampa, è uscito pochi giorni fa, è un ampio suo articolo dedicato all'esame di un cospicuo numero di versi proprio di questo libro, che è uscito per i tipi di spolia. Contemporaneamente Antonio si sta anche occupando di altri ambiziosi progetti, sta curando il catalogo di manoscritti, incunaboli e cinquecentine presenti alla Biblioteca Nazionale di Napoli, insieme al collega Giuseppe Zeccato, e sotto la guida del professore Petrella sta anche collaborando al catalogo di tutti gli incunaboli che sono sotto la lettera A di questa biblioteca. Io lo ringrazio davvero tanto per la sua disponibilità, per la gentilezza, l'entusiasmo con cui ha accolto il mio invito dopo la pausa estiva. E prima di cedergli la parola vorrei ringraziare voi tutti che siete oggi presenti, ma anche le istituzioni culturali che supportano questa iniziativa, oltre ovviamente all'istituzione già citata, il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Napoli, Federico II, che la rende possibile con il suo supporto, il suo contributo. Vorrei ringraziare i membri del ciclo seminariale permanente Il Canto della Sirena e l'altro ciclo seminariale permanente, i seminari aragonesi. Cesù, vorrei menzionare anche il supporto e il sostegno di Cesura, Centro Europeo di Studi sull'Umanesimo e il Rinascimento Aragonese, Artes Renascentes, l'Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento Meridionale e non da ultimo il Centro Scilla, un centro interuniversitario di recente fondazione dedicato alla lettura scientifica latina, mediolatina e umanistico-rinascimentale, Scilla è acronimo per Scientific Literature in Latin. Quindi io cedo subito la parola ad Antonio, ti ringrazio ancora una volta Antonio per aver accettato il mio invito e grazie ancora. Grazie molto a te Nicoletta per questa bellissima presentazione innanzitutto e naturalmente anche per l'invito che ho accolto con grandissimo piacere. E grazie chiaramente anche a tutti voi per essere qui oggi collegati. Allora, questo seminario, come ha già spiegato Nicoletta, nasce dagli studi che sto conducendo sul quinto libro dell'Urania del Pontano, il cui fine ultimo è quello di approntare un'edizione critica che sarà naturalmente accompagnata da una traduzione e da un commento al libro in questione. Il progetto infatti si pone un po' in continuità e si propone anche di concludere quell'attività esegetica che è già cominciata nel 2017, 7 anni fa, quando vide la luce l'edizione del primo libro dell'opera, approntata da Dennis V, allievo di Stefan Hagen, e che sta continuando poi anche in questi anni, piuttosto speditamente, con una pubblicazione ormai prossima anche dei libri 2 e 3. Tuttavia, oggi non ci occuperemo nello specifico di problematiche filologiche in senso stretto, che comunque, come avremo modo di vedere, ci accompagneranno nel viaggio all'interno del quinto libro, ma più nello specifico da ciò che è emerso dalla lettura e dall'analisi di una lunga sezione di questo libro, che in parte è confluita anche nell'articolo di cui vi parlava Nicoletta. Tuttavia, oggi, oltre a presentarvi i risultati di questo studio, proverò anche a fornire una panoramica un po' più vasta, su questa sezione, un po' in generale sul libro, e questo proprio grazie alle peculiarità della sezione, all'interno della quale è presente un fitto catalogo geografico che all'apparenza potrebbe anche sembrare di scarsa rilevanza, ma che poi, ad un'analisi un po' più attenta, ha manifestato dei tratti di assoluto interesse.
E questo in realtà non solo perché ci fornisce sicuramente un indiscutibile ausilio nell'individuazione di almeno una fonte geografica presente sul banco di lavoro del Pontano, ma anche perché ci permette di compiere un po' un'incursione nel suo laboratorio poetico, ripercorrendo alcune delle principali tappe che portarono appunto alla costruzione di questo libro. Allora, l'Urania, come sappiamo tutti, è il grande poema astrologico di cui il Pontano compie un viaggio insieme al figlio Lucio Francesco, anche dedicatario dell'opera, prima attraverso i pianeti, argomento del primo libro, poi vaga intorno alle costellazioni zodiacali, agli asterismi extra-zodiacali, argomento dei libri 2 e 4, ed è anche appunto la parte più corposa, ed infine porta a compimento il viaggio nel quinto libro, dove espone con gli insegnamenti della cosiddetta corografia astrologica. Il nostro focus è naturalmente incentrato su quest'ultimo libro che, diciamolo subito, nella stesura iniziale non compariva affatto. Pontano infatti aveva originariamente diviso il poema in soli 4 libri, con il quarto che continuava per circa 200 versi che compendiavano appunto la trattazione corografica. Poi successivamente, e verosimilmente su ispirazione manigliana, decise di staccare la corografia dal libro quarto, così da farne il tema principale di un nuovo quinto libro. Un'operazione che per fortuna ha lasciato una forte traccia all'interno dell'autografo dell'Urania, ovvero il famoso Vaticano Latino 2837, su cui il Pontano intervenne per circa 10 anni tramite correzioni, aggiunte interlineari, marginali, su carte interfogliate, che gli permisero comunque di restituire al lettore un testo che è molto simile a quello definitivo, ma attenzione, non ancora quello che leggiamo nell'Editio Princeps Aldina del 1505, sulla quale è di norma esemplato il testo critico, perché si fonda su un manoscritto, su un autografo anch'esso pontaniano, che il Pontano stesso inviò all'Aldo Manuzio per la stampa nel 1502-1503, ma di cui purtroppo non ci è rimasta traccia. Soffermiamoci allora brevemente sul tema principale del quinto libro, che, come abbiamo detto, è la corografia astrologica. La corografia è quella branca dell'astrologia universale che ha come fine quello di creare un vincolo indissolubile tra i tratti caratteriali e comportamentali dei popoli della Terra e alcune precise congiunzioni astronomiche. Il tutto sulla base di una corrispondenza, che è una corrispondenza precisissima, simmetrica, tra la posizione dei pianeti e delle costellazioni da una parte e la collocazione delle regioni terrestri dall'altra. Ecco che dunque, dopo aver percorso gli spazi infiniti dell'universo, aver vagato tra i pianeti e le costellazioni, il Pontano scende sulla Terra e riprende la via verso casa, intraprendendo così un ultimo viaggio, questa volta attraverso l'intero Ecumene. Il compagno è sempre il figlio, naturalmente, Lucio Francesco, ma la guida non può più essere la sola musa Urania, che continuerà naturalmente ad accompagnarlo, perché la discesa sulla Terra necessita anche di un'altra guida, una guida che sia terrestre, e che il Pontano in questo caso individua nelle brezze, le aure, così come le chiama, per le quali nel lungo proemio del libro, versi 1-113, inventa un meraviglioso mito che fa appunto delle aure le figlie dell'unione tra Teti, moglie di Oceano, e Apollo, chiedendo loro ispirazione, e si serve anche di un verbo, il verbo spiro, di cui naturalmente sfrutta tutta l'ambiguità semantica, così da rendere le brezze contemporaneamente spiratrici, cioè coloro che devono lenire le fatiche del viaggio, ma anche ispiratrici poetiche. E così, dopo questo lungo proemio, che in realtà sarebbe anche estremamente interessante da analizzare per le implicazioni metaletterarie in esso contenute, ma su cui purtroppo non è l'occasione adatta per soffermarci più nel dettaglio, in ogni caso ecco che dal verso 114 entriamo nel vivo della trattazione corografica. L'unico indiscutibile modello di cui tiene conto il Pontano è il sistema corografico tracciato da Tolomeo nel terzo capitolo del secondo libro della Tetrabiblos, un sistema molto molto complesso, tanto che Stephen Hyland lo definì The Most Complex and Sophisticated System of Astrological Chorography, il che ci dà chiaramente subito un'idea della scienza in cui ci stiamo addentrando. Ritengo comunque piuttosto utile fornire prima qualche informazione in merito, tentando di essere il più chiaro possibile, anche se anticipo che non sarà un'impresa troppo facile. Bene, allora, nel primo libro della Tetrabiblos, Tolomeo si sofferma sui pianeti e sulle costellazioni, assegna loro un genere, maschile o femminile, un aireis, ossia una fazione che può essere diurna o notturna, e infine un apporto, benefico o malefico. Dopo aver così classificato i segni e i pianeti, l'astrologo si sofferma più nello specifico solo sui segni zodiacali e rintraccia 4 affinità che essi possono creare a seconda della distanza che intercorre tra l'uno e l'altro. I segni possono cioè essere in opposizione se la distanza è di 180 gradi, in trigono a una distanza di 120 gradi, in quadratura 90 gradi e in sestile 60 gradi.
opposizione e quadratura sono affinità disarmoniche, mentre trigono e sestile sono affinità armoniche. Ma tra le due l'affinità più armonica è sicuramente il trigono, che non a caso poi, e vengo dunque all'argomento, rappresenta il punto di partenza fondamentale per la costruzione coreografica. Secondo l'affinità del trigono, infatti, i segni rappresentano i vertici di un triangolo equilatero e naturalmente, essendo 12 i segni zodiacali, formano 4 triangoli che sono chiamate triplicità. Ecco così che, come potete leggere nella slide, abbiamo una triplicità del fuoco, formata da Ariete, Leone e Sagittario, della Terra, Toro, Vergine e Capricorno, dell'Aria, Gemelli, Bilancia e Acquario, e infine dell'Acqua, Cancro, Scorpione e Pesci. Tuttavia, potete anche leggere che Tolomeo fa di ogni trigono la sede, cioè il domicilio di 3 pianeti. E questa in realtà rappresenta una delle maggiori innovazioni della geografia astrologica tolemaica, ossia Tolomeo, dopo aver classificato pianeti e costellazioni e aver individuato quelle affinità tra i segni di cui abbiamo appena parlato, individua anche delle affinità tra i segni e i pianeti, naturalmente partendo dalle stesse caratteristiche di genere, airesis e fazione a cui abbiamo appena accennato. Sulla base di queste affinità, allora, l'astrologo assegna a ogni pianeta un domicilio zodiacale, che significa che i pianeti domiciliano chiaramente nel segno a loro più affine, o meglio, nei segni a loro più affini, perché ogni pianeta ha 2 domicili, uno di giorno e l'altro di notte, uno diurno e l'altro notturno. Gli unici pianeti invece che hanno un solo domicilio, cioè sia diurno che notturno, sono i cosiddetti luminari, cioè la Luna e il Sole, che, come potete vedere nella slide, compaiono una sola volta, ossia il Sole domicilia soltanto in Leone e la Luna soltanto nel Cancro. Ecco allora che sulla base dei 4 trigoni zodiacali, Tolomeo dà vita a una divisione delle ecumene che è una divisione puramente matematica, cioè cosa fa? Trasporta i 4 trigoni zodiacali sulla Terra, dove associa a ognuno di essi un quadrante terrestre. Ecco che abbiamo dunque 4 quadranti, ognuno dominato da una triplicità. Quadrante nord-occidentale in rosso, in cui risiede la triplicità del fuoco, nord-orientale con la triplicità dell'aria, sud-occidentale che invece sede della triplicità dell'acqua e infine sud-orientale in verde sede della triplicità della terra. Ogni quadrante risulta così dominato da un trigono, ma al contempo, essendo il trigono formato da 3 segni zodiacali, ecco che anche il quadrante, ogni quadrante sarà diviso in 3 aree specifiche, ognuna delle quali naturalmente subisce l'influsso di uno dei 3 segni e del pianeta in esso domiciliato. Facendo i conti, allora, abbiamo 3 zone per ogni quadrante, per un totale di 3, 6, 9, 12 zone complessive, ognuna dominata da un segno e dal pianeta che vi risiede. Purtroppo, però, la complessità del sistema tolemaico non si esaurisce qui, perché, come potete vedere, al centro dell'immagine vi è un cerchio con 4 diversi colori, e questo è dovuto al fatto che Tolomeo opera un'ulteriore distinzione tra le 12 zone esterne che subiscono un influsso puro del pianeta e della costellazione di turno, che sono quelle di cui abbiamo appena parlato, da quelle che invece sono più prossime al centro della Terra, che, come segnalano proprio i colori, subiscono l'influsso dei segni e dei pianeti domiciliati, ma nel quadrante opposto. Un influsso però meno forte, meno marcato, meno deciso, in primis perché Tolomeo pone al centro della Terra Mercurio, che è qui posto per la sua natura mediana. Se tiriamo allora le somme, la divisione complessiva delle ecumene è in 24 aree, di cui 12 esterne e pure e 12 interne e miste. Un segno naturalmente domina su un'area esterna e sull'area interna situata nel quadrante opposto. La divisione che abbiamo appena visto diviene forse un pochino più intellegibile se osserviamo questa immagine, sulla quale ammiriamo una riproduzione delle 24 aree dell'ecumene tolemaico disegnata da Daniele Ferrero. Da questa riproduzione, infatti, emerge piuttosto evidentemente non solo che i 4 quadranti sono fortemente disomogenei, ad esempio, non so, il quadrante nord-occidentale è ben più piccolo rispetto al quadrante sud-occidentale o a quello sud-orientale, ma anche che il meridiano e il parallelo fondamentali non sono 2 linee rette come potremmo immaginare, ma seguono la conformazione delle terre. Dunque, per ricapitolare, Tolomeo effettua una divisione delle ecumene in 4 quadranti, sulla base delle 4 triplicità, ognuno poi diviso in 3 zone, dominato da un segno e da un pianeta. Poi differenzia le aree esterne da quelle interne, ci informa circa la tipologia di influsso, naturalmente, che i dominatori celesti forniscono ai popoli a essi soggetti, per poi citare per ognuna delle 24 aree circa 3 o 4 popoli, per un totale complessivo, se leggete la slide, di ben 72 popoli. E veniamo però così finalmente ai versi dell'Urania.
che, come è normale che sia, trattandosi di un poema, non possono spiegare una divisione così capillare, geometrica e l'assegnazione delle terre ai segni zodiacali ai pianeti, ma risulta comunque evidente che il Pontano fa pieno ricorso all'impalcatura dottrinale tolemaica. Riprende infatti le 24 aree, le stesse associazioni di pianeta, segno ad un'area, così come anche le tipologie di influsso appaiono sostanzialmente convergenti. Unica differenza riguarda alcune modifiche strutturali già individuate da Dennis V nella sua edizione al primo libro, ma sulle quali non ci soffermeremo perché non aggiungono granché in realtà ai fini di questa argomentazione. Fatto sta che questa ripresa, diciamo, pedissequa della fonte greca, in quanto a struttura, ma anche le difficoltà in realtà di una trattazione scientifica che per larghi tratti consiste in una sequenza piuttosto arida di elementi geografici, hanno senz'altro contribuito a un diffuso disinteresse della critica per i 498 versi più propriamente scientifici di questo libro. È un disinteresse di cui si faceva portavoce già Benedetto Soldati, editore dell'opera nel 1902, e poi, 4 anni più tardi, autore del celebre saggio La poesia astrologica nel 400. Cito questo saggio perché è proprio al suo interno che il Soldati, nel riassumere il contenuto dei 5 libri dell'Urania, arriva al 5° libro, riassume il Proemio di 113 versi, e poi però, riferendosi alla sezione coreografica, afferma quanto segue, possiamo anche leggere. Noi lo lasceremo affaticarsi per conto suo, giacché le cose che egli vede non hanno importanza per la scienza e ben poco valore per l'arte. Andiamo anche sotto. Egli è dunque, rispetto alle sue fonti, almeno in parte originale? Ahimè no, perché non fa che ricopiare la tavola coreografica che Tolomeo lasciò disegnata nel quadripartito e che possiamo, se ci piace, consultare anche noi. E la ricopia purtroppo fedelmente, senza integrarla nemmeno laddove essa non corrispondeva più al vero. Come mai abbia fatto, per esempio, non accorgersi che la distribuzione dei popoli era, specialmente in Europa, dopo 14 secoli del tutto mutata, io non riesco a capire, né mi so spiegare come mai non abbia tenuto il minimo conto delle scoperte che allora mettevano tanto a rumore il campo della geografia e dei commerci. Perciò, come ho detto, lasciamo questa inutile trattazione e passiamo ad altro. Beh, dopo aver espresso questo giudizio, il Soldati tiene fede a quanto affermato, tralascia completamente 498 versi coreografici e poi si sofferma solo sulla sezione finale del libro, ossia quella dedicata al mito di Ercole d'Ila e alla Consolatio Luce Filie. Cosa possiamo dire allora su quanto affermato dal Soldati? E vengo così anche al titolo che ho scelto di dare al seminario, La geografia al servizio della mitopoiesi. Beh, se per quanto concerne il valore più strettamente scientifico dei versi pontaniani ci potremmo forse anche trovare d'accordo perché la ripresa, la mancanza di interventi è evidente, è piuttosto innegabile, dall'altra ritengo che il ben poco valore per l'arte sia un giudizio ampiamente rivedibile e lo si può fare partendo proprio da un dato che ci fornisce lo studioso, ossia la scelta del Pontano di ricopiare la tavola tolemaica, e cito letteralmente, senza integrarla nemmeno con le scoperte scientifiche che in quegli anni mettevano tanto a rumore il campo della geografia e dei commerci. Una domanda però sorge abbastanza spontanea. Possiamo mai pensare che un umanista come il Pontano, naturalmente al passo con le scoperte dei suoi tempi, che abbia per fretta o, ancor peggio, per disinteresse deciso di dare alla sua Urania un poema che ricordiamo su cui lavorò per più di 20 anni, fin quasi alla sua morte, un sostrato scientifico così antico e superato? La domanda è naturalmente retorica perché anche se la massiccia ripresa strutturale è evidentissima, le motivazioni devono essere decisamente altre. Ecco che per comprendere appieno le finalità pontaniane nella composizione di questa sezione, ritengo forse necessario un ribaltamento di prospettive, ossia non tentare tanto di scorgere a tutti i costi nei versi pontaniani un'originalità scientifica che non c'è, abbastanza evidente, bensì di vedere nella stessa scelta di tenere fuori dall'ecumene i territori scoperti in 14 secoli di storia, o peggio ancora di non aggiungere nulla al sostrato astrologico tolemaico, un qualcosa di volontario e consapevole, frutto di un modus operandi ben preciso. Per comprendere al meglio questa operazione, basta a mio avviso anche leggere solo i pochi versi del Proemio, ossia quelli in cui l'umanista invoca la sua musa Urania e si augura che le sia gradito «Dum longum iter et spazia ardua circum», dunque nel corso del viaggio e dell'attraversamento di luoghi impervi, «terras quae coraque mulcerat quae racantu, et fandide cos extremista di ungere rebus», cioè addolcire la terra e l'aria con il canto e aggiungere a cose così complesse la dolcezza delle parole, attenzione però a quello che viene subito dopo, digredientem ipsis orsis, ossia mentre compie delle digressioni dagli iniziali propositi e mentre carmina culta sequentem, mentre segue i cosiddetti carmina culta.
È evidente come il Pontano qui sfrutti appieno la metafora del viaggio coreografico, dunque quel viaggio durante il quale le soste poetiche possono aiutare a lenire le fatiche del cammino, per esprimere però in realtà la sua volontà di abbellire la complessa trattazione scientifica tramite delle digressioni, cioè tramite la dolcezza dei versi poetici per i quali si propone di seguire i carmina culta, cioè naturalmente i modelli classici. Non si ferma però a questo il poeta, perché poco dopo continua ai versi 111-113 dicendo che nel corso di queste digressioni si propone di aggiungere un qualcosa di mai sperimentato prima, ipse quoquing notos referam per carmina lusus, cioè le digressioni mitologiche devono sì seguire i carmina culta, i modelli classici di Virgilio e addirittura di Omero, come ha mostrato il professore Germano in alcuni suoi interessantissimi contributi, ma al contempo è necessario aggiungere qualcosa di ignoto, di mai sperimentato prima, ossia il modello classico c'è, ma va contaminato con la sua fantasia mitopoietica, e questa rappresenterà una condizio sine qua non pressoché di tutti i miti presenti nel libro. Ecco che a questo punto, in un quadro di questo tipo, un sistema astrologico, quale è quello di Tolomeo, un sistema cioè estremamente chiuso, matematico, già pienamente consolidato, poteva rappresentare forse per il Pontano un sostegno strutturale ideale su cui poi innestare ciò che davvero gli interessa, che non è tanto contribuire all'avanzamento della scienza, quanto dare vita a delle creazioni poetiche che facciano della fantasia mitopoietica il loro punto di forza. Ciò ci consente allora di vedere nella griglia informativa scientifica astrologica una sorta di cornice, un'ideale cornice all'interno della quale dare poi spazio al vero e proprio racconto, ossia a tutti quei bellissimi miti, frutto sempre di un'abile commissione tra il forte e immancabile modello classico e la fantasia mitopoietica. Ecco che allora, forti di ciò, tentiamo di vedere più da vicino questo modus operandi, che ci permetterà anche di entrare un po' più nel vivo dell'argomento del seminario. Focalizziamoci però sul caso che più ci interessa da vicino, ossia la trattazione della prima delle 24 aree coreografiche. Possiamo in realtà anche un attimo riprendere la slide precedente per avere una veloce panoramica un po' più chiara sul contesto geografico. L'area, come vedete, corrisponde all'Europa nord-occidentale, ma è soltanto chiaramente una delle tre, e cioè quella colorata in arancione, cioè una delle tre parti in cui è diviso il quadrante nord-occidentale, dove, come abbiamo già detto, opera la triplicità del fuoco, ossia quella formata da Ariete, Leone e Sagittario. Più nello specifico, l'area, la parte arancione, è soggetta all'influsso della costellazione dell'Ariete e del pianeta Marte. Ma partiamo subito dai versi tolemaici e proviamo già a vedere come Pontano intervenga su di essi. Siamo al paragrafo 15, eccoci qui, del terzo capitolo del secondo libro della Tetrabiblos. Cai tuton de autonton coron, Britannia, cai men cai Galatia, cai Germania, cai Bastarnia, mallon to crio si unoi che iuntai, cai to tuarios, otenos, epipan, oie nautais agrioteroi, cai autadesteroi, cai teriodeis tiuncanusi. Dunque, Tolomeo dice che fra queste regioni, la Britannia, la Germania, la Galazia e la Bastarnia, mallon si unoi coiuntai, dunque presentano una maggiore affinità con l'Ariete e con Marte. Otenos, di conseguenza, oienautais, dunque gli abitanti di queste aree, sono generalmente agrioteroi, quindi più selvaggi, autadesteroi più fieri e teriodeis più feroci. Bene, questo è tutto ciò che Tolomeo afferma circa quest'area geografica, uno schema che poi resterà sostanzialmente invariato anche nella presentazione delle aree successive, cioè un elenco di tre o quattro macro aree poste in quella zona, poi pianeta e costellazioni che esercitano il loro influsso, in questo caso Ariete e Marte, e infine tipologia di influsso tramite due o tre aggettivi che caratterizzano i popoli che abitano l'area, in questo caso più selvaggi, più fieri e più feroci. Ecco invece che ad una sezione così succinta Pontano risponde con ben 120 versi, dal verso 114 al verso 233. Quelli infatti che vedete sulla destra sono soltanto i versi introduttivi della sezione, ma è già a partire da questi versi che l'intervento poetico pontaniano, a mio parere, risulta molto evidente. Vi leggo prima velocemente la traduzione che ho proposto per questi versi, per poi sottolineare alcuni elementi. Allora, vado con la traduzione. Infatti ti spiegherò la disposizione delle terre, quale regione sia sottoposta a quale essere mostruoso, monstrum, che in realtà è la costellazione zodiacale, e quale pianeta rivendichi per sé quale luogo. Il popolo nato nell'orco, che ritiene di avere dite come genitore, la cui terra un tempo era abitata dai cerulei britanni, si trova nelle zone più remote della terra, circondato da oceano e dalle onde riecheggianti del mare.
Di fronte a questa terra si trova la Germania dal freddo campo, ricca di acque e delle ombre dei boschi verdeggianti, feconda genitrice e nutrice di bestie feroci. Il quadrupede di Marte, galoppante guerriero, si prende cura di questo popolo e di queste coste. Lui, che irto di bionde corna, incita e muove alla battaglia gli eserciti con la fronte minacciosa, famoso per il suo vello, ma ancor più famoso per le azioni audaci in battaglia. Ora scuote la testa dal cielo, dalla soglia dell'Olimpo, e cozza con il suo collo ben tornito. Ora scuote violentemente la fronte, ora muove da una parte all'altra le corna, raspa con il piede i campi splendenti degli dèi e le brillanti distese, e vibra sotto il suo vello dorato. Da qui richiama alla battaglia i galli, stirpe feroce dall'animo crudele, attraversati dal rodano e dalla loira e dalle onde che rifluiscono. Da qui invece richiama i bastarni, popolo selvaggio e dai cuori che godono del sangue, e incita armi feroci, armi, dardi, giavellotti provvisti di correggia e cateie. L'ampliamento del modello è già ampiamente evidente da questi versi introduttivi. Infatti, se nei primi due versi, 114-115, è racchiuso programmaticamente il contenuto dei versi coreografici, dal verso 116 ha poi inizio la trattazione della primaria. E notiamo come, almeno per struttura di base, l'umanista non si discosti dal modello. Citazione di due terre ai versi 116-122, cioè la Britannia e la Germania, poi il primo dominatore celeste, ossia l'Ariete, poi ancora ai versi 132-136 le ultime due terre dell'aria, ossia Galazia e Bastarnia, e infine, poi lo vedremo dopo, dal verso 137 il secondo dominatore celeste, ossia Marte. La cornice è dunque puramente tolemaica, ma la mano del Pontano c'è e si manifesta nella connotazione dei vari elementi. Britannia e Germania sono soggette, come abbiamo visto, ad un'antropomorfizzazione che è volta a sottolineare il loro carattere minaccioso. La prima, infatti, al verso 118, gens or cosa da gens di tem commenta parentem, dunque nata nell'orco e che ritiene di essere figlia di Dite, mentre la seconda, al verso 122, sevarunque parens fecunda altrix ferarum, cioè madre e nutrice di una progenie di bestie feroci. Anche la presentazione dell'ariete appare molto connotata. L'animale inizialmente è presentato con una descrizione fisica che è tutta tesa a sottolinearne l'imponenza, l'immanitas, diciamo così. Poi, ai versi 128-131, questa descrizione è seguita da tutte quelle azioni repentine e scomposte anche che l'ariete compie per spronare alla guerra i popoli a lui soggetti. Esenti poi da questo procedimento non sono nemmeno le ultime due aree, cioè Gallia e Bastarnia, di cui è sottolineata l'indole ferina e la spietatezza d'animo. I Galli, verso 132, sono un sevum genus dagli immania cordia, mentre i Bastarni, al verso 134, gens indomita e dai pectora gaudenzia cede, dunque dai cuori che si compiacciono per il sangue, per una strage anche. E alla fine l'immaginazione del Pontano fa di Galli e Bastarni popoli equipaggiati del pilum e della cateia, il primo termine chiaramente che indica il celebre giavellotto romano, mentre il secondo termine epico ben più raro che allude a un'arma da lancio in uso presso le popolazioni barbariche. Dunque, in questi ultimi due versi, che cosa abbiamo? Versi 135-136. Abbiamo un accumulo di armi innanzitutto. Poi un contrasto tra un'arma tipicamente romana quale il pilum e una strettamente legata alla feritas del mondo barbarico come la cateia, il tutto poi in un periodo ricchissimo di strumenti retorici come la duplicatio, arma armaque, la struttura cumulativa, l'esasperato polisindeto, arma armaque, pilaque, amentataque, tela cateias, il che non può che dare vita a una scena che è caratterizzata da uno spinto epicismo e da un forte senso di caos. Ma il vero intervento poetico pontaniano si manifesterà con ancora più decisione nei versi successivi, e cioè quelli dedicati a Marte e soprattutto poi all'esemplificazione del suo influsso. Abbiamo infatti visto come Tolomeo spieghi la tipologia di influsso celeste di Ariete e Marte limitandosi a dire: tali popoli sono resi più selvaggi, fieri e feroci dall'influsso marziano. Vediamo invece ora cosa fa il Pontano. Ha citato i Galli e i Bastarni ed ecco che finalmente presenta il dio Marte, che è colto mentre dall'alto dell'Olimpo assiste alle azioni del suo Ariete, se ne compiace e ciò lo spinge a intervenire in prima persona, scusate, eccoci qui, nelle vesti di un vero e proprio soldato equipaggiato con il giavellotto e che porta poi in testa un cimiero al cui vertice spunta un pennacchio. Improvvisamente poi al verso 141 erigit impedibus se sequet concutit arma, dunque si erge in piedi e con chiara formula ovidiana concutit arma mette in moto le armi, per poi emettere però dal suo pennacchio due gemine flamme, due fiamme gemelle,
che poi Pontano immagina partano dalla sommità della volta celeste, quindi dal pennacchio di Marte, si propaghino nell'atmosfera per Inanna e Peruntura al verso 143 e raggiungano poi la Terra così da infuocare gli animi dei popoli che abitano la primaria. Le flamme naturalmente sono mediatrici tra i dominatori celesti e i popoli dominati, mentre il fuoco di cui si fanno portatrici è metafora dell'ardor bellico che investe questi popoli. E questo avviene versi 146-147. At circum populilo gelateque polentes, ignes cum calidafla tut fax marzia sevit. Dunque, tutto intorno, at circum, i popoli che coltivano in lungo e in largo si infiammano per la calda esalazione e il fuoco di Marte infuria. Sarebbe forse bastato anche soltanto questo per esemplificare la tipologia di influsso di Marte e dell'Ariete. Ma la fantasia del Pontano non smette di operare nemmeno dopo il verso 147, perché le due fiamme non si limitano a colpire soltanto gli uomini infiammando il loro temperamento, ma richiamano dal sottosuolo diversi stati collerici. La prima, i versi 149-150, genera temerarius ardor e una truculentia effera, mentre la seconda richiama vari stati collerici che formano una sorta di corte. Prima abbiamo una violenta superbia, che effert indomitum caput, poi la rabies, che al verso 152 diviene un combattente dotato di orribili artigli, chiome scomposte, denti insanguinati ed equipaggiato di nigrum venenum, di nero veleno, poi ancora i rinni, saltus et ollit rinnis, ossia la furia dai crimini minacciosi, e infine una sorta di processione che segue la furia, ira quae vesanusque furer come sabitur etelis. Dunque, una processione composta da discordia, ira, furore e lite. In sintesi, la fiamma fa prima infuriare i popoli, per poi richiamare dal sottosuolo tutti i diversi stati collerici, facendo così in modo che quel furor dei popoli possa essere sfogato in un vero e proprio conflitto militare. Non ho riportato i versi successivi, ovvero versi 159-175, ma in essi semplicemente il Pontano abbellisce ancora di più la scena con una similitudine tra l'azione di Marte che abbiamo appena visto e quella di un contadino che dà fuoco ai rovi spinosi così da richiamare un serpente che stava riposando in quegli stessi rovi che infuriato si emerge dal suo nascondiglio, alza la testa e sparge il suo veleno mortale. Ed eccoci così giunti alla fine della prima delle due parti che compongono la sezione dedicata alla primaria, che abbiamo già detto nel totale essere formata da 120 versi, versi 114-233, che per facilità possiamo così suddividere. Se nella prima parte, che è quella che abbiamo appena finito di analizzare, ossia versi 114-175, sono presentati in realtà i dominatori celesti e i popoli per poi Pontano esemplifica l'influsso astrologico tramite l'immagine della duplex flamma e della similitudine finale, ecco che poi nella seconda parte, che corrisponde ai versi 176-233, i popoli, dal momento che sono stati appena colpiti dalla fiamma marziana, sfogano questo furor all'interno di un conflitto militare. Concentriamo dunque ora la nostra attenzione proprio su questa sezione, perché è quella contenente il lungo catalogo geografico che costituisce l'argomento poi anche principale di questo seminario. Nell'elencare i popoli e i fiumi che prendono parte al conflitto, infatti, attenzione, i fiumi che naturalmente sono soggetti a personificazioni, l'umanista dà vita a un lunghissimo catalogo geografico che è composto da un numero estremamente grande, estremamente ingente di elementi geografici. Parliamo di ben 24 etnonimi e 14 toponimi per un totale di 38 elementi geografici. Gli elementi sono anche concentrati in un numero ben ristretto di versi, ma ancor prima di analizzare gli elementi del catalogo possiamo già dire che in questo caso la tetrabiblos non basta più. Mi spiego meglio, se fino ad ora abbiamo parlato di una cornice astrologica su cui poi il poeta innesta le divagazioni mitologiche, una cornice che presupponeva come fonte scientifica la sola tetrabiblos tolemaica, ora l'improvviso inserimento di un'informazione geografica così specifica presuppone naturalmente l'uso almeno di un'altra fonte, dato che, come abbiamo visto, il Tolomeo della Tetrabiblos si limita a citare solo le quattro macroaree, ossia Gallia, Germania, Galazia e Bastarnia, e non elementi geografici così specifici come i 38 presenti nel catalogo pontaniano. Tra l'altro va subito specificato che siamo di fronte ad un catalogo estremamente interessante, e questo non soltanto per la quantità di elementi che presenta, ma soprattutto perché alcuni di essi, come vedremo meglio dopo, sono risultati sin da una prima lettura piuttosto peculiari, il che mi ha subito fatto pensare che un catalogo così puntiglioso necessitasse naturalmente di attenzioni altrettanto specifiche.
Prima però di presentarvi i risultati della ricerca che ho condotto ai fini di individuare chiaramente le fonti di cui il Pontano si servì per l'allestimento del catalogo, leggiamo i versi che lo contengono, ossia versi 176-200. In realtà alcuni etnonimi e toponimi saranno poi presenti anche dopo il verso 200, ma questa sezione è sicuramente quella più interessante perché contiene quegli elementi che si sono rivelati più di peso ai fini della ricerca. È molto lunga, quindi vi leggo velocemente la traduzione. Pertanto si precipita repentinamente alla guerra dagli scogli del nord con un disordinato tumulto il furioso Iberno. Il Tamigi caccia la testa dagli argini, così anche il vasto Elba, il Garieno che trascina le incerte sabbie, la Vistola e lo Svevo che scende dalle sommità di un monte. Ecco che vedono le moltitudini dei Senoni e dei Vangioni, popoli che vagano in lungo e in largo, che portano in battaglia torme armate, i Lugi, i Creoni e gli Elveoni dall'arco preciso, i Cimbri celebri per la spada, i Sassoni per l'asta e gli Orenti Congi che trascinano carri falcati. Poi i Catti, i Tagatri e il Sigambro abile con i dardi, i Cauci che rumoreggiano oltre i noti guadi del Weser. Misura ormai le Alpi con gli occhi, si riferisce chiaramente al figlio Lucio Francesco, e le cime protese al cielo, i campi sottoposti ai giochi, i terreni ghiacciati e per la prima volta quei boschi ricoperti da vaste foreste. In queste pianure Cesare, dio della guerra, soppresse i Belgi, ma sconfitti con la spada, i Morini, i Batavi, gli Arverni, sirpe selvaggia. In questi stessi campi annientò i Veneti e i Remi, quando la Loira rosseggiò di sangue funesto e la Mosa si intiepidì per il sangue degli uomini. A stento gli argini contennero gli stessi cadaveri, mentre l'oceano si sdegnava e immergeva la chioma sotto la corrente. E così pure in quei campi permane l'eterna gloria, per una stirpe generata dai boschi, allevata dal padre Reno, stirpe avvezza alla guerra sin dalla tenera età, gli Elvezzi, gli Usipeti e gli Svevi dai cuori selvaggi. Cosa possiamo pensare di fronte a un catalogo così vasto in quanto a fonti? In primis ho banalmente pensato ai grandi modelli latini, da Plinio a Mela, passando per il De Bello Gallico Cesariano e chiaramente per la Germania di Tacito, tutti autori che naturalmente erano ben noti al Pontano, ed effettivamente molti di questi etnonimi e toponimi sono rintracciabili nelle opere citate, ma al contempo l'assenza di alcuni di essi nelle fonti che ho rapidamente passato in rassegna mi ha spinto a condurre un'analisi intertestuale più precisa che ha prodotto il seguente primo risultato. Ossia, gli elementi che compongono il catalogo pontaniano sono stati rinvenuti nella loro totalità solo ed esclusivamente all'interno del testo e delle tavole cartografiche della grande opera geografica di Tolomeo, ossia la Geografia. Prima di commentare questo risultato, fornisco allora alcune rapide informazioni sull'opera. La Geografia nasce come una revisione dell'opera di Marino di Tiro ed è divisa in 8 libri. Nel primo il focus è chiaramente su alcuni problemi di natura teorica, come il calcolo delle coordinate dei luoghi o la rappresentazione di una sfera, di una superficie sferica su un piano. I libri 2-7 poi sono definiti commentaria perché condensano uno straordinario numero di toponimi ed etnonimi, circa 8.000, raggruppati per regione di appartenenza e poi accompagnati dalle coordinate di latitudine e longitudine corrispondenti. Infine, poi nel libro 8, Tolomeo correda il testo di tavole cartografiche, il che rende l'opera un vero e proprio unicum all'interno della letteratura antica. Ed ecco la tabella però contenente i risultati della ricerca di etnonimi e toponimi nella Geografia tolemaica, divisi per regione di appartenenza e seguiti dall'indicazione delle occorrenze sia all'interno della Geografia che dell'Urania. Naturalmente ciò non basta, nel senso che un'opera geografica come quella di Tolomeo, che abbiamo detto citare ben 8.000 nomi geografici, contenga tutti 38, ma in realtà ne ho analizzati 35 perché 3 in realtà appartengono ad altre aree, quindi non li ho presi in considerazione per la ricerca. Quindi dicevo che tutti i 35 elementi del catalogo pontaniano siano presenti nell'opera geografica tolemaica non sorprende nemmeno più di tanto. Ma questo risultato si è mostrato interessante non tanto di per sé, quanto per ciò che poi ne è conseguito. Una volta infatti accertata la presenza degli elementi geografici nella sola geografia, mi sono soffermato su ognuno di essi singolarmente, tramite alcune ricerche intertestuali un po' più approfondite che mi hanno portato a individuare i seguenti elementi, che a mio avviso provano una dipendenza effettiva dal testo tolemaico. Ossia Apax ha predilezione per il dettato tolemaico e accostamenti sospetti. Per Apax intendo naturalmente quegli elementi che oltre che nell'Urania sono presenti esclusivamente nella Geografia e in nessun'altra fonte classica, ma nemmeno medievale umanistica,
Per predilezione per il dettato tolemaico, invece, quei casi in cui un singolo elemento, oltre che da Tolomeo, è citato anche da altri autori, ma in modi diversi, e in tutti questi casi Pontano predilige sistematicamente il dettato tolemaico, ed infine per accostamenti sospetti, quei casi in cui Pontano accosta all'interno del verso, di un solo verso, due elementi che solo in Tolomeo sono in qualche modo in relazione, mentre nelle altre fonti non presentano alcuna affinità. Partiamo allora dagli apax. I casi sono tre e sono quelli della tribù dei Creoni, il fiume Garienus e lo Svevus. I Creoni sono una tribù britannica di cui naturalmente le uniche informazioni ce le fornisce Tolomeo, cioè le coordinate di longitudine e latitudine che ci fanno pensare che questo popolo potesse abitare lungo le coste occidentali della lungo la costa in realtà occidentale della Scozia. Anche per il Garienus stessa cosa, cioè coordinate di longitudine e latitudine della sorgente e della foce del fiume che naturalmente ci sono fornite da Tolomeo e spingono a identificare questo fiume con l'odierno fiume Yair in Britannia. Terminiamo poi con lo Svevus, cioè fiume della costa settentrionale della Germania, anche se va detto che in questo caso non ci troviamo di fronte a un vero e proprio apax tolemaico a tutti gli effetti, perché un'altra occorrenza dell'idronimo è rintracciabile nel periplo del mare esterno di Marciano di Eraclea, ma in ogni caso è comunque assimilabile alla categoria degli apax, perché l'opera di Marciano è in realtà una mera traduzione della geografia matematica tolemaica nel linguaggio lineare dei peripli, quindi ciò non ci crea alcun problema. Ma passiamo al secondo elemento di prova, ossia la predilezione per il dettato tolemaico. Ho riportato qui soltanto i due casi più evidenti, ossia quello di due tribù germaniche, gli Elveoni e i Congi. Ciò che più ci interessa non è tanto la collocazione geografica dei popoli in questione, ma nemmeno i dati storici che le fonti ci forniscono, quanto vedere come essi vengano citati. Partiamo allora dagli Elveoni, tribù citata da Tolomeo con l'etnonimo Aeluaiones e poi anche da Tacito nel capitolo 43 della Germania, in cui afferma «Ex quibus latissime patet lugiorum nomen in plures civitates diffusum». Valentissimas nominasse sufficet, Arios Elveconas Manimos Elisios Nanarbalos. Quindi che cosa ci dice? Ci dice che parla della tribù dei Lugi e poi afferma che questo popolo è suddiviso in parecchie sottotribù, ma basterà nominare le più forti, gli Ari, gli Elveconi, i Manimi, gli Alisi e i Narbali. Pontano, ecco, che li cita invece con l'etnonimo Elveone, dunque nome ben più prossimo a quello tolemaico. Ma che l'umanista guardasse a Tolomeo è un'ipotesi corroborata non soltanto dall'assenza della velare sorda all'interno del nome pontaniano, ma anche dal contesto citazionale. Infatti, se in Tacito gli Elvecone, come abbiamo appena visto, sono citati in qualità di sottotribù dei Lugi, Tolomeo accenna sì anche egli alla divisione dei Lugi in sottotribù, ma non menziona tra esse gli Aeluaiones, che si cita, ma come tribù a sé stante. Ed ecco che nel catalogo pontaniano, esattamente come in Tolomeo, Elveoni e Lugi sono due tribù indipendenti, cioè posti all'interno del medesimo elenco e per di più citate all'interno dello stesso verso. Lugosque, Creonasque e certo Elveona Sarcu. Il caso dei Congi poi, eccoci qui, è invece un po' più particolare perché l'etnonimo sembrerebbe in realtà essere un apax tolemaico a tutti gli effetti, che il pontano riprende invertendo la nasale e la velare del nome tolemaico. Inizialmente lo avevo infatti inserito proprio nella categoria degli apax, perché la tribù sembrerebbe effettivamente ignota a tutte le altre fonti, sia latine che greche. Consultando però alcuni repertori geografici ho scoperto che è molto probabile, e questo sulla scorta proprio delle indicazioni geografiche che ci fornisce Tolomeo, che i cognoi tolemaici vadano identificati con un popolo noto anche a Tacito e a Cassiodione, ma con il nome di Cotini, Cotinoi in greco. Cosa fa allora Pontano? Atfalcata truces qui raptant esse da congi. Dunque non li cita con il nome di Cotini, con cui abbiamo visto la tribù era nota nel mondo latino, ma con l'etnonimo usato esclusivamente da Tolomeo, cognoi. Per quanto riguarda invece l'inversione di nasale e velare, non ci crea grandi problemi, perché è verosimile che l'umanista si sia avvalso del cognome Congus, ben attestato nel mondo latino, anche in due passi ciceroniani, ovvero nel De Oratore e nella Pro Plancio. Ma non dobbiamo nemmeno dimenticare chiaramente il problema dell'effettivo valore grafico-fonetico di nesi come GN e NG nelle scritture quattrocentesche. Veniamo infine agli accostamenti sospetti, che citerò piuttosto velocemente, ossia quello tra la popolazione dei Cauci e il fiume Visurgus e quella tra due tribù germaniche, ossia gli Usipeti e i cosiddetti Tagatri.
Per quanto riguarda la prima, siamo al verso 187 del libro, dove Pontano afferma che i cauci fremunt preter vada nota Visurgi, dunque fremono al di là dei noti guadi del fiume Visurgi. L'accostamento tra i cauci e i Visurgi non è assolutamente noto alle altre fonti latine, dove il Visurgi, semmai, che è uno dei maggiori fiumi della Germania nord-occidentale, è citato spessissimo insieme a un'altra tribù, ossia quella dei Cherusci. Altrettanto non può invece dirsi per la geografia e soltanto per la geografia, dove Tolomeo afferma che il fiume marca il confine, eccoci qui, settentrionale del territorio proprio di una delle sottotribù dei Cauci, i Caucoi o i Microi, assolvendo dunque alla medesima funzione riscontrata nel catalogo pontaniano. Per quanto riguarda invece Tagatri e Usipetes, diciamo soltanto che tra le fonti, ovvero prevalentemente Cesare e Cassio Dione, c'è una grande concordanza nell'associare per lunghi tratti la storia di queste due tribù, mentre nella lettura della geografia, ancora una volta, grandi differenze, perché Tolomeo cita gli Uispoi, che è questo l'etnonimo in realtà con cui allude agli Usipetes, collocandoli in prossimità del territorio degli Elvezi e dunque ben distanti rispetto ai Tencheroi, che sarebbero poi i Tagatri pontaniani. Non sorprenderà dunque notare anche in questo caso come nell'Urania il Pontano ponga Tagatri e Usipeti a grande distanza, i primi al verso 186, i secondi al verso 200, e addirittura gli Usipeti qui al verso 200 sono citati proprio congiuntamente agli Elvezi, esattamente come aveva fatto Tolomeo. Elvezi usipetesque et quefera corda suevi. Ritengo dunque che questi dati provino un rapporto molto prossimo del catalogo con l'opera tolemaica, ma non sono stati risultati definitivi, perché poi passando in rassegna i diversi etnonimi e toponimi citati dal Pontano, e questo può essere stato anche percepito leggendo i diversi nomi, ci si imbatte in termini che sono sì rinvenibili nel testo tolemaico, ma che non si presentano come traslitterazioni vere e proprie degli originali greci, bensì sembrerebbero quasi essere delle vere e proprie innovazioni che apportò l'umanista. Il primo caso è quello degli Usipeti, che è stato anche appena citato. Se in Tolomeo, infatti, abbiamo visto che gli Usipeti sono citati con l'etnonimo Uispoi, Pontano si serve invece del termine Usipetes, che è ben attestato nelle fonti storiche latine, e che dunque alla fine non ci sorprende nemmeno più di tanto trovare in questa forma anche nell'Urania. Il secondo, invece, caso decisamente più interessante, è quello dei Tagatri, con cui il Pontano risponde ai Tencheroi tolemaici, nome totalmente sconosciuto alla latinità, dove la tribù in questione è nota con il nome di Tencteri, dunque ben più prossimo ai Tencheroi tolemaici. Sulla scorta di questi dati sembrerebbe allora piuttosto ragionevole supporre che se nel primo caso, quello degli Usipeti, la divergenza rispetto al modello si possa risolvere chiamando in causa la grande familiarità che chiaramente il Pontano aveva con la tradizione latina, nel secondo invece l'innovazione dovrebbe essere ascritta al Pontano stesso, che almeno all'apparenza non poteva godere dell'ausilio di altri strumenti. Sarebbe un'ipotesi altamente plausibile, e l'avrei forse anche risolta così se non fosse per il fatto che il caso della geografia ci permette di compiere ulteriori ricerche. E questo grazie all'esistenza di una traduzione in latino dell'opera, che è stata concepita tra l'altro in età umanistica e alla quale il Pontano poteva tranquillamente attingere una volta chiamato a tradurre in latino i toponimi e gli etnonimi desunti dalla geografia. Sto parlando della cosiddetta cosmografia latina, traduzione concepita da Emanuele Crisolora dopo aver importato in Italia due codici greci dell'opera tolemaica, il manoscritto Vaticano Urbinate greco 82 e, se non erro, il Vaticano greco 191. E così, tra il 1397 e il 1400, il Crisolora si diede a questo grande progetto, che però non portò a termine, che fu poi ripreso da un suo allievo, Jacopo Angeli, che si trasferì a Roma intorno al 1401 e completò la traduzione. Sin dalla sua prima apparizione, l'opera riscosse un enorme successo, tanto che fu ambita dai signori delle corti di tutta Europa, ma anche da molti umanisti. Tuttavia, se l'opera tolemaica fu molto apprezzata, lo stesso non può dirsi per la traduzione in sé dell'Angeli, che fu invece criticata fortemente per diverse ragioni, come la non perfetta padronanza da parte del traduttore della lingua greca, le inadeguate conoscenze tecniche e la scarsa attenzione alle caratteristiche dell'esemplare greco adottato come testo base. Tutto ciò rese naturalmente necessaria una revisione filologica, che si concretizzò però solo molti decenni dopo, ossia quando la cosmografia approdò sotto il torchio tipografico.
L'operazione fu importantissima ed ebbe come conseguenza la diffusione di una sterminata selva di varianti testuali nelle edizioni a stampa rispetto alla Vulgata dell'Angeli, il che ha naturalmente attirato subito la mia attenzione perché è evidente che ci troviamo di fronte a un'immensa miniera da cui il Pontano poteva estrarre materiale utile ai fini dell'allestimento del catalogo. Ciò mi ha dunque spinto a condurre una ricerca sia sui codici che sulle edizioni a stampa della Cosmografia a caccia di quegli elementi citati dal Pontano. E se per quanto concerne la tradizione manoscritta mi limito a dire che la ricerca a campione che ho condotto su alcuni dei più autorevoli manoscritti della Cosmografia non ha prodotto risultati soddisfacenti, non si può di certo dire lo stesso per le edizioni a stampa. Quelle che ho tenuto in considerazione sono naturalmente le sole edizioni incunabolistiche poiché anteriori alla morte del Pontano. Il totale è di 6 edizioni, che sono quelle che vedete qui elencate, cioè la Princeps, la Vicentina del 1475, poi una Bolognese del 77, due Romane 78 e 90 e due Ulmensi 82-86, Ulm che era un centro tipografico molto importante e noto per le edizioni di grande pregio. Qualche informazione allora aggiuntiva sulle varie edizioni. La Princeps, ossia la Vicentina, presenta ancora il solo testo, mancano le tavole cartografiche e manca anche quella intensa e integrale revisione filologica di cui abbiamo parlato, perché l'edizione in realtà è inendata soltanto esclusivamente nelle lezioni più evidentemente errate. La prima edizione invece che presenta anche le tavole è quella bolognese, probabilmente del 1477, stando agli studi di Eleonora Azzini per una sua tesi di dottorato, ma anche in questo caso non assistiamo ad una vera e propria revisione filologica. Revisione filologica che invece si concretizza solo con la romana del 1478, perché in questo caso l'editore, cioè lo Schweinheim, che fu poi sostituito alla sua morte da Arnold Buchink, si avvalse di Domizio Calderini. La revisione del Calderini fu operata sulla base di più manoscritti greci e si tradusse non soltanto in fitte correzioni linguistiche e grammaticali, ma anche, e questo è il caso che più ci interessa da vicino, nell'emendamento di molteplici toponimi e nomi propri. Seguono poi velocemente le due edizioni di Ulm, cioè 82 e 86, su cui non ci soffermiamo, ma mi limito a fornire un dato della seconda, e cioè quella dell'86. Essa si differenzia infatti rispetto a tutte le precedenti per l'aggiunta di alcuni ausili per il lettore, tra i quali cito soltanto l'indice posto in apertura dell'opera, ossia il Registrum Alphabeticum Super Octo Libros Ptolomei. Ricordiamolo perché a breve ci tornerà molto utile. Infine, l'ultima edizione incunabolistica è la romana del 1490, che fu organizzata dal tipografo Pietro della Torre, e ricordiamo anche questo molto attentamente, sulla scorta della prima edizione romana, cioè quella del 78, e della seconda tedesca, cioè quella dell'86 che abbiamo appena visto. Cioè il della Torre cosa fece? Ricucì il testo e le 27 tavole della prima con gli apparati della seconda, tra cui naturalmente l'indice che ho appena citato. E ora, dopo questa rapida carrellata delle edizioni su cui ho condotto una collazione, veniamo finalmente ai risultati di tale collazione, che ricordo riguardare esclusivamente i 35 etnonimi e toponimi della prima area. Potete vedere qui due diverse tabelle di collazione, perché la tradizione della Cosmografia, come abbiamo già detto, è un po' particolare, sia per composizione, dato che è formata da una parte testuale e da una riportante le tavole cartografiche, ma ciò che la rende ancora più complessa è che i nessi stemmatici ipotizzabili per le mappe presentano radicali differenze rispetto a quelle che riguardano invece il testo. Perché testo e tavole furono spesso intercalati non soltanto da mani diverse, ma addirittura a partire da modelli diversi, il che fa naturalmente sì che nella tradizione della Cosmografia gli etnonimi e i toponimi presenti nelle carte si presentino spesso in forme diversissime rispetto a quelle che sono presenti nel testo. Ciò ha reso dunque necessario realizzare due tabelle di collazione. Nella tabella riguardante le tavole poi ho accorpato, come vedete, le due edizioni tedesche che si presentano praticamente identiche, se non per qualche minima variazione che ho naturalmente segnalato, e ho accorpato anche le due romane che sono invece, come abbiamo già visto, completamente uguali. Isoliamo allora i risultati più interessanti nel tentativo di individuare l'edizione contenente gli etnonimi e i toponimi più prossimi al catalogo pontaniano. Prima però una precisazione, cioè che nell'analisi comparativa non si è dato peso a pure varianti formali, come lievi oscillazioni grafiche, uso delle doppie, inversione di due lettere, scambi fra dittongo e de, uso o meno dell'aspirazione, ma soltanto agli interventi di vera sostanza.
Nella tabella a sinistra vedete alcune sigle che ho scelto per le varie edizioni, mentre a destra ho isolato gli elementi geografici più interessanti, ossia quelli che presentano più oscillazioni nei vari testimoni. Non vedete, attenzione, sigle per le prime due edizioni, ossia per la vicentina e per la bolognese, perché esse si discostano ampiamente, e questo in moltissimi casi, da quelle pontaniane, il che naturalmente non ha reso necessario condurre su di esse ulteriori analisi. Il campo di ricerca si è dunque ristretto alle sole edizioni successive alla revisione filologica del Calderini, dunque dalla romana del 78 alla romana del 90. Già da una rapida scorsa dei dati emerge come R2T, cioè testo della romana del 1490, riporti costantemente lezioni divergenti rispetto a quelle pontaniane. Non so, ad esempio, Limines per Limannus, Teneri per Tagatri, oppure Elvona o Elvones per Elvione, a cui si aggiungono poi anche le omissioni di due etnonimi, ossia Creoni e Veneti. Discorso abbastanza simile sia per il testo che per le carte delle due Ulmensi, che mostrano sì forse somiglianze lievemente maggiori, ma presentano anche discordanze di peso. Ad esempio, Leimenes al posto di Lemannus, Elvones per gli Elveone Pontaniani, Caupte al posto di Catte, Tegatri, eccoli lì, per Tagatri. Restano dunque soltanto R1T, cioè il testo della romana del 78, e RC, cioè le tavole delle romane che abbiamo già detto essere uguali. Beh, qui i risultati, come si può notare, sono decisamente più interessanti. Gli Elveone Pontaniani compaiono, che appunto nelle Ulmensi e in R2T sono Elvones, ricorrono con lo stesso etnonimo esclusivamente in R1T e in RC. E così anche la palude delle Manno, che nel testo e nelle carte delle Ulmensi era Limenes, in R2T Limines, e che compare solo in R1T e in RC con l'etnonimo pontaniano Limannus. Ma veniamo finalmente al caso più spinoso, più intrigante, cioè quello dei famigerati Tagatri. La differenza all'interno delle varie fonti è ingente, perché Tenceri nel testo della Vicentina e della Bolognese, Teneri in R2T, Tegatri in R1T, attenzione, e anche nelle Ulmensi. Ed ecco però che finalmente nelle tavole delle due edizioni romane la lezione pontaniana Tagatri trova la sua prima e unica corrispondenza. Dunque l'etnonimo Tagatri, che sembrava totalmente sconosciuto alla latinità, presenta un'attestazione prima di quella pontaniana ed esclusivamente nella tavola cartografica delle due edizioni romane della cosmografia latina. Mi sono allora focalizzato su questa sola tavola cartografica e ho allargato l'angolo di visuale a tutti gli elementi geografici del catalogo, così da ricavare il seguente risultato, e cioè che dei 35 elementi del catalogo pontaniano, ben 33 ricorrono identici nella tavola cartografica delle due edizioni romane. Qui ho semplicemente compattato i risultati che abbiamo appena ricavato leggendo i dati di collazione, ma veniamo ora finalmente al caso delle due divergenze, perché abbiamo appunto detto che 33 compaiono identici, ma due no. I casi in questione sono appunto di nuovo gli Uispoi tolemaici, che compaiono nel testo e nelle tavole di tutte in realtà le edizioni della cosmografia con l'etnonimo Vispi, dunque una mera traslitterazione dell'originale greco, mentre Pontano abbiamo già visto che segue in questo caso le altre fonti latine nel ricorso all'etnonimo Usipetes. Seconda divergenza riguarda invece il fiume Tamigi, Iamesa nella geografia, idronimo che poi si diffrange nelle edizioni latine in varie forme, Iamisais, Iamisiais, Tamisiais, mentre il pontano si serve del traducente Tamesis, che anche in questo caso è un etnonimo attestato nel mondo latino e più precisamente nel debello gallico cesariano. Il tutto lascia dunque pensare che per questi due elementi Pontano abbia deciso di discostarsi dalla fonte latina sulla scorta di un uso che era ormai standardizzato nel mondo latino. È forse questa anche l'ipotesi più economica, ma voglio proporvi anche un'ipotesi alternativa che pertiene proprio alla composizione di una delle due edizioni romane, quella del 1490. Prima, infatti, passando in rassegna le varie edizioni, ho segnalato il carattere raccogliticcio, chiamiamolo così, della seconda edizione romana, formata cioè ricucendo il testo e le tavole della romana del 78 con gli apparati dell'edizione di Ulm dell'86. Sono dunque andato per curiosità a consultare l'edizione del Della Torre che apre l'edizione, cioè l'indice di cui abbiamo parlato, ed ecco che in questo caso gli Usipeti e il fiume Tamigi compaiono esattamente come in Pontano, rispettivamente Usipetes a carta e tre verso e Tamesis a carta e due recto. Tirando le somme, allora cosa possiamo dire?
che forse sì, può risultare più economico considerare i soli due scostamenti come modifiche operate dall'autore contaminando le tavole con la Vulgata latina, ma al contempo nulla ci impedisce di affermare che il Pontano potesse reperire la totalità del materiale etnografico e topografico, dunque 35 elementi su 35, esclusivamente all'interno dell'edizione della Cosmografia romana del 1490. Che l'edizione del 90 poi sia quella di cui si servì il Pontano per il suo catalogo è un'ipotesi corroborata anche dall'indagine filologica, che come ho già anticipato non è assolutamente esente da questo studio. Abbiamo infatti già detto che il Vaticano Latino 2837, cioè l'autografo dell'Urania, presenta un testo diverso rispetto a quello definitivo perché inizialmente mostra un'Urania divisa in soli 4 libri. Mauro De Nichilo poi ha dimostrato che l'aggiunta del quinto libro va datata ad un periodo che non va oltre il 1496, perché una divisione in 5 libri è già presente nel Laurenziano Pluteo 3450, cioè uno zibaldone che fu messo insieme da Pietro Crinito, su cui compaiono estratti di tutti i 5 libri dell'Urania, e che fu un codice vergato proprio nel 1496, almeno per quanto concerne la sezione che contiene i passi del poema astrologico del Pontano. Il 1496 rappresenta dunque un perfetto terminus ante quem per la divisione in questione. Quindi, primo dato, aggiunta di un quinto libro tra il 90 e il 96. Abbiamo però anche detto che nonostante le modifiche e l'aggiunta di un quinto libro, gli interventi compiuti dal Pontano sul testo dell'Urania non finiscono qui, ed infatti per arrivare al testo dell'Aldina del 1505 bisogna passare per diverse fasi redazionali che si possono ricavare dalla storia della tradizione che però è successiva al Vaticano, questi interventi sul Vaticano non ci sono, e sono aggiunte modifiche che oggi ricostruiamo grazie al manoscritto avellinese 3939, alla copia di Girolamo Borgia del 1500 contenuta sul Vaticano Latino 5175, per giungere infine all'edizione del 1505 Aldina. La cosa però, eccoci qui, che più ci interessa da vicino, è notare che tra queste modifiche compare anche l'aggiunta del catalogo geografico. Infatti i versi 176-219 e 224-230, che corrispondono alla quasi totalità del catalogo, non compaiono affatto nel Vaticano, dove il verso 175 è seguito da 30 versi che, come potete vedere nell'immagine a carta 94 recto, continuano la scena mitologica dei versi precedenti. Il verso è questo qui, lo prendo un attimo, eccoci qui, vulnera live scunt sparsoni grapabula felle, questo è il verso 175, che poi nell'edizione Aldina, su cui oggi è esemplato il testo critico, è seguito dal verso 176, che non è assolutamente quello che vedete qui, perché questo è il primo dei 30 versi che compaiono esclusivamente sul Vaticano Latino 28-37 e che non compaiono nelle revisioni successive, cioè nell'Avellinese, nel Borgiano e nella Princeps, dove sono appunto sostituiti dal catalogo geografico. Gli unici versi della sezione presenti già nel Vaticano, ma in realtà come aggiunte marginali a carta 94 verso, sono i versi 220-223 e 231-233, che come vedete compaiono nel margine inferiore della carta, ma sono compattati, sì, ma non contengono elementi geografici di sostanza, bensì rappresentano semplicemente uno dei diversi supplementi compiuti dal Pontano quando decise di staccare la trattazione coreografica dal libro 4, operazione che abbiamo già detto essere avvenuta tra il 90 e il 96, dunque non ci dicono nulla di particolare. Sulla base di questi dati si può affermare allora che l'aggiunta del catalogo geografico va senz'altro datata ad un periodo successivo alla divisione dell'opera in 5 libri e contestualmente alla revisione testimoniata dalla tradizione successiva all'autografo. Fortunatamente oggi siamo in grado, grazie agli studi di Mauro De Nichilo e Dennis Ve, di fornire una datazione almeno approssimativa a questa revisione. Già De Nichilo infatti dimostrò che la copia borgiana, quella del 1500, e l'Aldina del 1505, a cui poi Ve ha aggiunto appunto l'Avellinese, non possano discendere dal Vaticano, ma da un autografo pontaniano perduto, che chiama Ypsilon, e che il Pontano avrebbe trascritto quando il Vaticano, dopo circa 10 anni di vita, cioè 87 fino ad arrivare più o meno al 1496, si presentava in uno stato un po' trasandato, e questo naturalmente a causa di quelle aggiunte correzioni di cui abbiamo già parlato. La forbice temporale, dunque, per la trascrizione di Ypsilon e per la revisione in questione, quindi per l'aggiunta del catalogo, è stata individuata da De Nichilo nel periodo compreso tra il 96 e il 99,
perché il codice doveva essere disponibile nel 1500 affinché poi il Borgia se ne potesse servire per la sua copia datata 25 luglio 1500. Stando a tali dati, allora possiamo dire che il Pontano aggiunse all'Urania i versi contenenti il catalogo non prima della nascita di Upsilon, dunque negli ultimi anni del secolo, il che è un dato cronologico che risulta perfettamente coerente con la possibilità che una volta entrato in possesso di un esemplare della seconda edizione romana della Cosmografia, che ricordo essere stata edita nel 90, abbia deciso poi di dare al suo poema una seconda cornice, in questo caso geografica, che si va ad aggiungere a quella astrologica della Tetrabiblos. E veniamo dunque al momento finale del seminario, perché se l'indagine filologica ci fornisce una prova temporale, due manoscritti conservati alla Biblioteca Nazionale di Napoli offrono una prova locale, riguardante cioè il luogo di circolazione dell'edizione romana del 90, esemplari che tra l'altro poi sono postillati da due ben noti umanisti, cioè Antonio Siripando e Aulogiano Parrasio. Gli esemplari in questione sono segnati rispettivamente Neapolitanus SQ10K10 e SQ15XVII, di cui, come vedete nella slide, ho proposto due schede descrittive. Ma non ci soffermiamo più di tanto su questo, quanto soltanto sul secondo esemplare, perché fornisce la prova più interessante, a mio parere, cioè il Neapolitanus SQ15XVII. L'incunabolo giunse a San Giovanni a Carbonara come lascito dell'umanista Antonio Siripando, ma il Siripando lo ereditò dal testamento di Aulogiano Parrasio, come attesta l'ex libris a carta C5 recto, Antoni Seripandi Exiani Parrasi testamento. Il testo è corredato da molte postille tutte riconducibili alla mano del Parrasio e le cui caratteristiche sono state studiate da Michele Rinaldi in un suo contributo del 1999. Mi limito qui però solo a ricordare che esse testimoniano una revisione del testo latino compiuta dal Parrasio e che tale revisione si esplica in tre tipologie differenti di interventi, cioè restauri onomastici, espunzioni di lezioni non attestate in altri esemplari, di cui disponeva chiaramente il Parrasio, ed emendamenti per congettura. Una brevissima digressione sul Parrasio. La sua vicinanza alla corte d'Aragona è ben nota. Giunto a Napoli nel 93, frequentò il Seripando, prese parte alle lezioni di Francesco Pucci e dopo una breve parentesi a Lecce nel 95 tornò nella capitale del regno, dove rimase fino al 97. Ricordo poi che questi sono anche gli anni dell'Oratio ad Patricios Neapolitanos, contenuta nel manoscritto Neapolitanus V D XV. Che ci interessa da vicino perché custode della prova forse più diretta dei rapporti intessuti dal Parrasio con gli intellettuali dell'Accademia Pontaniana. In essa infatti l'umanista ricorda il periodo trascorso in Calabria e poi dichiara di essere rientrato a Napoli per salutare degli amici, che gli suggerirono di tenere un ciclo di lezioni sulle silve di Stazio. Gli amici vanno chiaramente identificati con gli intellettuali dell'Accademia e verosimilmente con il Pontano stesso, che Pontano doveva dunque aver conosciuto nel corso del suo primo periodo napoletano, cioè 93-95. Forte allora di questa vicinanza, che è data anche in realtà da alcuni codici che passarono verosimilmente dalle mani del Pontano a quelle del Parrasio, torniamo al nostro esemplare, più precisamente ad alcune delle postille parrasiane in esso presenti. Passando infatti in rassegna la terza tipologia di postille, cioè quelle per congettura, Michele Rinaldi ha segnalato l'uso da parte del Parrasio di estratti delle Castigaciones Pliniane di Ermolao Barbaro. Le Castigaciones furono pubblicate nel 1493 e di conseguenza proprio il 1493 è individuato, cito testualmente dal contributo del professore Rinaldi, come più alto terminus post quem per datare almeno il nucleo più antico di queste annotazioni del Parrasio, che potremmo dunque riportare al suo primo lungo soggiorno napoletano. In sintesi cosa abbiamo? Abbiamo un umanista, cioè il Parrasio, che avrebbe lavorato su un esemplare della seconda edizione romana della Cosmografia Latina, che poi postilla in lungo e largo, il tutto verosimilmente a Napoli alla fine degli anni 90 del 400. Mettendo allora insieme i diversi dati, ritengo che l'arco temporale all'interno del quale si inserisce la permanenza del Parrasio a Napoli, cioè 93-97, lo stretto poi legame che con ogni probabilità instaurò in quegli anni con il Pontano e con i membri dell'Accademia, in seno alla quale, ricordo, gli studi geografici costituivano uno dei principali interessi di ricerca, ma anche il lavoro da lui compiuto sull'esemplare della seconda edizione romana della Cosmografia, avvenuto poi verosimilmente almeno in parte nella città partenopea, avallino l'ipotesi che sul finire del XV secolo, in seno all'Accademia Pontaniana, si leggesse, studiasse e postillasse l'opera tolemaica all'interno di almeno uno degli esemplari della seconda edizione romana. Ritengo allora che contestualmente a tale fervore culturale e alla revisione del testo dell'Urania,
il Pontano abbia deciso di allestire il suo catalogo geografico, ma la mancanza di note di possesso o marginalia riconducibili al Pontano sugli esemplari superstiti non permette di accertare la presenza sul suo banco di lavoro di uno specifico esemplare, ma ritengo comunque che le prove addotte, sia interne che esterne, consentano almeno di concludere che quel grande repertorio toponomastico da cui il Pontano attinse come seconda cornice al servizio delle divagazioni mitologiche vada individuato in uno degli esemplari della cosmografia del 1490 che circolavano a Napoli, nella capitale aragonese, nell'ultimo decennio del XV secolo. Grazie molte per l'attenzione. Allora, innanzitutto ti volevo ringraziare per questa bellissima presentazione, molto chiara nonostante la difficoltà dell'argomento. Io credo che la relazione che tu abbia tenuto oggi sia veramente importante perché ci aiuta a comprendere meglio le modalità con cui in seno all'Accademia del Pontano si discuteva di scienza, di geografia, ma anche di geometria, perché nel secondo libro, mi dicevi, dell'opera geografica di Tolomeo, sì, c'è anche la rappresentazione in piano della sfera, sì, e, che non è cosa semplice, cioè quella rappresentazione è anticipata anche da una lunga dimostrazione con dei calcoli, quindi non un'operazione semplice. Io credo che la ricostruzione che tu ci hai proposto sia molto convincente, cioè che tutto quello che hai detto sia molto molto è molto plausibile che sia andata in questo modo. Personalmente mi hai convinto moltissimo e anche ti volevo ringraziare perché mi hai chiarito qualche idea. Perché il caso ha voluto che qualche mese fa con Antonietta Iacono siamo andati a un convegno a Pisa e in quell'occasione abbiamo parlato di geografia. E che cosa è venuto fuori? È venuto fuori che poco dopo la morte del Pontano, un suo allievo, sì, perché lui partecipava alle riunioni dell'Accademia come... come noi diremo borsista uditore, no? Giovanni Cotta, okay, fu reclutato da Marco Beneventano per aiutarlo in un progetto di nuova edizione della geografia, un'edizione che poi vedrà la luce a Roma prima nel 1507 e poi una seconda ristampa un po' diversa nel 1508. Ora, gli interessi matematici di Giovanni Cotta, di Giovanni Cotta sappiamo pochissimo, però io ritengo plausibile che lui abbia ascoltato anche a Napoli discussioni, sì, di questo argomento, perché Giovanni Cotta si occupò proprio della sfera armillare, si occupò, okay, della parte relativa ai calcoli e della sua rappresentazione, mm-hmm, nell'edizione poi che vedrà la luce in quegli anni. E io credo che Giovanni abbia potuto ascoltare le lezioni o comunque avere un essere influenzato, ecco, anche da questo, dalla sua permanenza a Napoli, dalle discussioni con altri. Tra l'altro un altro matematico, Silvano, di cui non sappiamo quasi niente, ma sappiamo che era attivo in quegli anni, nel 1511 pubblicherà poi un'altra edizione difendendo l'operato di Giovanni Cotta e criticando quella di Marco Beneventano perché erano rivali, ma ecco, Silvano è attivo negli ambienti napoletani, quindi quello che tu ci hai raccontato oggi aggiunge una tessera in più. Da una parte sicuramente io immagino, no, discussioni attive, anche non necessariamente legate al testo, cioè si parte dal testo e poi si lavora in senso anche filologico. Sì. E da una parte, poi dall'altra, ecco, mi permette di comprendere meglio come si arriva a certi risultati, perché dato che noi di Giovanni Cotta non sappiamo niente, ecco, grazie alla lezione che oggi ci hai consegnato, io penso di aver capito qualcosa in più, cioè di poter ipotizzare appunto una frequentazione, una presenza, sì, in questo senso. Sì. Io ti ringrazio di cuore, davvero è stata una lezione bellissima. E apro alle domande oppure alle curiosità o ai rilievi, se c'è qualcuno da casa che vuole dire qualcosa. Paola, hai alzato la mano. Ho alzato la mano, se Antonio mi permette, mi posso pigliare, certo, la responsabilità
certe scelte che tu hai fatto. Certamente sì. Ho la colpa, ma una bella responsabilità, è veramente emozionante vedere il livello a cui sei giunto e la capacità appunto di trattare una materia non semplice. Grazie, grazie molte. Veramente molto bella la tua relazione. Convincente, senz'altro, come diceva pure Nicoletta. Io, se posso dare, diciamo, un mio piccolissimo contributo. Tu all'inizio dicevi delle critiche che Pontano aveva ricevuto perché non aveva utilizzato elementi scientifici già noti ai suoi tempi per modernizzare, diciamo così, la materia astrologica. Ora io, diciamo, qualche vita fa, da buona beneventana che si occupa dell'occultismo, perché a Benevento ci sono le streghe, mi sono occupata anche un po' di astrologia. E tuttora l'astrologia ha una branca che, diciamo, mette in relazione i pianeti e delle porzioni, diciamo, di terra, del pianeta Terra, affidando appunto l'influenza di ogni nazione a un particolare pianeta. Questa si chiama astrologia cattolica, così viene definita. Però mi veniva in mente che tutt'oggi l'astrologia e dai tempi di Pontano le scoperte scientifiche astronomiche sono state rilevanti naturalmente, tuttora l'astrologia si comporta in maniera tradizionale, per esempio nel fatto che considera la Luna come uno dei pianeti, non come un satellite. Ancora oggi è così. Quindi io credo che l'astrologia non bisogna pensarla come un tentativo fallito di astronomia, ma come diciamo, la codificazione di un repertorio che soddisfaceva una serie di requisiti che erano quelli poi della descrizione dei tipi umani. Non dimentichiamo che c'è un'ascendenza aristotelica. Teofrasto, allievo di Aristotele, è quello che ha scritto i caratteri e quindi, diciamo, sulla base di ciò si realizza uno schema che incasella, le varie tipologie umane e questo rimane inalterato, malgrado le differenze scientifiche. Insomma, questo potrebbe essere un dato che spiega la non scientificità. Non è importante la scientificità perché si tratta soprattutto di una descrizione di caratteristiche tipologiche, diciamo, va in un'altra direzione, insomma. E quindi soprattutto questo volevo segnalare. Poi per il resto, insomma, bellissimo questo viaggio che hai fatto tra manoscritti, libri a stampa, nomi di popoli che alla fine magari saranno pure esistiti, però diventano quasi eterei, no? Con tutte queste variazioni, varianti. Insomma, veramente molto affascinante. Grazie. Grazie professoressa. Comunque sì, mi trovo d'accordo e per quanto riguarda l'astrologia abbiamo sicuramente un sistema molto molto codificato che dunque il Pontano riprende, un sistema tradizionale che riprende di peso semplicemente, ma al contempo a mio parere nell'opera pontaniana abbiamo anche altri elementi che ci portano appunto a notare come il fine pontaniano, ma anche da un punto di vista geografico, anche da un punto di vista storico, non sia affatto quello di fornire una scientificità vera e propria. Infatti mi sono poi, non ne ho parlato nel corso del seminario, ma ad esempio nell'articolo un po' sì, e Pontano fornisce anche delle caratteristiche ai popoli di cui parla, caratteristiche che abbiamo un po' visto anche leggendo velocemente la traduzione che ho proposto, dei versi 172, 176-200, e si può notare come la connotazione in alcuni casi sia una connotazione molto specifica,
che è sempre però tesa a sottolineare l'ardor bellico di questi popoli, perché chiaramente la prima area soggetta ad Ariete e Marte. Ma, ad esempio, non so, ricordiamo gli Elveoni che tendono l'arco, i Sassoni noti per l'asta e via dicendo, i Congi addirittura che trascinano i carri falcati. In questo caso, anche ho condotto qualche ricerca per vedere da chi Pontano potesse riprendere questi dati, ma non ho riscontrato elementi di particolare interesse. Perché, ad esempio, connotazioni così specifiche che dunque presupporrebbero l'uso di una fonte, come ad esempio i congi appunto che trascinano i carri falcati, effettuando qualche ricerca intertestuale non ho riscontrato nulla e quindi mi sono limitato a pensare che questi siano semplicemente casi frutto dell'invenzio pontaniana, in alcuni di questi casi, casomai in altri casi no, ha potuto sicuramente prendere almeno ispirazione da qualcosa, ma sono, a mio parere, elementi che ci spingono a pensare che Pontano intervenga molto volontariamente e liberamente sui modelli scientifici di cui disponeva per poi piegarli a quello che gli interessava veramente, ovvero alla trattazione chiaramente poetica, alle divagazioni poetiche su cui sono innestate su questi modelli astrologici, ma anche geografici e storici, perché poi dal verso 200 in poi, in realtà, che non abbiamo visto bene insieme, oltre al caso geografico c'è anche quello storico, perché poi Pontano parlerà proprio di una guerra tra Cesare appunto e i Galli, i Germani, quindi riprende un dato storico, però anche in questo caso, diciamo, un po' modificandolo in base a quelle che erano le sue, chiaramente, principali finalità, mettiamola così. Sì. Professore Tate, vuole dire qualcosa? Vedo che ha tolto il microfono. Ah. Sì, no, io volevo limitarmi a fare i miei complimenti a Coppola, veramente. Grazie molte. Il modo come ha impostato tutto il discorso e per i particolari di cui siamo stati, insomma, abbiamo avuto la possibilità di conoscere. Grazie molte, professore. Volevo appunto dire che tutto il discorso, il metodo che ha usato è quasi la finalità con la quale ha lavorato, quella di vedere se Tolomeo fosse, diciamo, l'unico prevalente, io direi quasi sì, unico, prevalente modello o altri, è un fatto fondamentalmente importante. Cioè, noi ci troveremmo di fronte alla domanda se Pontano seguiva Tolomeo ampliandolo con la sua affabulazione, perché il resto, quello che ha detto dei ricordi storici o quello che ha detto degli accenni mitologici sono affabulazione, che di cui Pontano era straordinario, insomma, creatore, no? Cioè, se si trattasse di un'opera retorica di allargamento di un modello scientifico, o se ci fosse qualcosa di effettivamente scientifico, non nei particolari, che è chiaro che Pontano non faceva il ricercatore tecnico, scientifico, non gli interessava assolutamente. Lui prende gli elementi conosciuti ed è capace di modificarli come vuole, insomma. Ecco. Ed è, non è nemmeno tanto attento al nome filologico proprio dei popoli, insomma, prende quello che riesce a trovare nel suo modello. La scelta viene fuori dal suo discorso, che è una scelta tolemaica che è significativa alla fine del 400, quando, insomma, l'astrologia si sviluppava in termini misterici, in termini quelli a cui ha fatto riferimento anche la Caruso, molto bene, cioè
abbiamo un'astrologia che non è proprio quella, diciamo così, medievale, ma si sviluppa secondo tutto quello che poi ci ha detto dell'importanza dell'astrologia, importanza moderna dell'astrologia, diciamo Karen, no? E c'è tutta questa astrologia, insomma, diciamo per semplificare settentrionale, mentre Pontano sceglie Tolomeo come sceglie Aristotele. È una scelta analoga, è una scelta parallela, perché Tolomeo è una scelta matematica. Invece egli allontana, non prende in considerazione tutto ciò che ha carattere oscuro nell'astrologia, nell'astronomia, ecco, che è anche importante, è anche un suo altro sviluppo di carattere moderno, anche quello di carattere moderno, ma in Pontano sentiva come moderno il riprendere Aristotele, cioè il concetto è quello di della restaurazio, insomma. Però qua abbiamo il carattere moderno della restaurazio, che la restaurazio può essere solamente un fatto di scuola tradizionale, ma può essere anche una scelta, appunto, per andare avanti, ecco, perché sceglie il modello matematico, cioè il modello non, diciamo, oscuro dell'astrologia. E questo viene fuori dal suo discorso, io almeno lo prendo da questo punto, lo prendo in questo senso e sono contento di essere stato, diciamo, quasi un'asserzione in questo senso, che per me è importante per l'interpretazione di Pontano. Grazie molto, professore. Intervento sicuramente che mi ha anche aperto molte panoramiche, perché effettivamente in questo senso Pontano riprende fortemente Tolomeo, un modello che riprende, al contempo fa una scelta precisa, cioè quello di non riprendere il modello manigliano, che non era un sistema matematico, era un sistema diverso rispetto al sistema matematico preciso, simmetrico, che è quello di Tolomeo, ed è una scelta che non può essere che sistematica, precisa, volontaria, è dovuta appunto a ciò che, di cui ci ha parlato, quindi sì, grazie molte. Antonietta. Sì, grazie, la relazione è stata bellissima. Io devo ringraziare il dottore Coppola che ha fatto veramente, cioè, come dire, ha squarciato il velo. Mi vorrei dire solo una piccola cosa su questo uso, come dire, preferenziale di Tolomeo. Si verifica anche certamente nel De Ortis et Speridum, laddove quando parla di limoni masitoli e di ninfe masitole, questo appunto nel libro, diciamo così, nella porzione del poema che introduce la cultura, la coltivazione dei limoni di Sorrento, va bene, che lui considera come la meta del poema, cioè l'ultima parte, il momento dell'approdo, quindi evidentemente nell'ambito della coltivazione degli agrumi il momento più alto. Questo aggettivo masitoli per limoni e ninfe non l'ho trovato se non in Tolomeo, quello è il punto. Ancora ad esempio per le ninfe paliurides, e anche lì non vorrei sbagliare, però le mie ricerche mi hanno portato a Tolomeo. Voglio dire ancora un'altra cosa, che si tratta spesso
di una, diciamo così, di toponimi così rari che lo stesso Summonte, editore postumo di Pontano, si pose il problema e quindi fece una serie di ad notationes che spesso riguardano proprio, come dire, questi aggettivi, etnonimi a volte, toponimi, che altrimenti, come dire, non avevano una grande diffusione, venivano, cioè Summonte li considera sostanzialmente incomprensibili e pensa di dover dare delle indicazioni in proposito. Ecco, però anche, diciamo così, anche il De Ortis Esperidum conduce lì. In qualche caso, mi pare che, come dire, ci siano delle convergenze tra Tolomeo e Plinio, ma non ne ho certezza perché al momento la memoria è anche una certa fretta perché ho una prenotazione in biblioteca, non mi permettono di essere concentrata, tant'è vero che ho tentato più volte una ricerca, diciamo, sul materiale che tengo qui a disposizione nello studio, ma non mi ha portato da nessuna parte. Però per la questione dei limoni masitoli e delle ninfe, appunto masitole, ho certezza che solo in Tolomeo si trova questa cosa. E quindi lui appunto lo leggeva ed è chiaro quello che dice lei, cioè qui diciamo così, le letture, l'erudizione poi appunto sono fondanti per la mitopoiesi pontaniana, anche questo, e comunque è stato veramente bravo, Grazie grazie, molto, professoressa. grazie. Grazie. Vedo due mani. Allora, c'era, mi pare, prima la mano del professore Germano che poi l'ha abbassata e poi c'è Giuseppe Zeccato. Non so chi di voi due preferisce intervenire prima. Ah, brevissimamente, mi sentite? Sì. Sì. Beh, no, brevissimamente non ho da aggiungere nulla, solo fare i complimenti a Antonio Coppola che ha dimostrato di costruire un, diciamo così, un discorso molto organico, chiarissimo e di sicura efficacia. Quindi veramente complimenti, mi è piaciuto moltissimo, non mi sono distaccato un attimo con l'attenzione, quindi anche una capacità, diciamo così, espositiva, retorica notevole e non è cosa da poco nei nostri ambiti di studi. Quindi vivissimi complimenti, solo Grazie molto, questo. professore. Grazie. Giuseppe Zeccato? Posso? Sì, certo. Innanzitutto mi accodo ai complimenti, Antonio, perché veramente sei stato chiarissimo, ma poi Grazie, Giuseppe. avvincente, e la materia poi è ostica, quindi non era per nulla scontato che diciamo fosse così. Volevo fare giusto due considerazioni, perché ci sono degli aspetti che mi hanno colpito, ma in generale per quanto riguarda il metodo pontaniano, perché voi per la materia in realtà non, diciamo nel merito non posso, diciamo, contribuire granché. Mi colpiva innanzitutto quello che hai rilevato proprio all'inizio, cioè l'ampliamento del modello tolemaico, perché è proprio quanto succede anche con il modello aristotelico nella trattatistica. Infatti anche il professor Tateo rilevava questo parallelo tra, diciamo, il modello tolemaico e quello aristotelico, una scelta proprio significativa per l'epoca di innovazione vera e propria. E anche nel trattato che sto studiando, il De Magnanimitate, si verifica proprio un chiaro ampliamento di ciò che Aristotele dice a proposito del megalopsicos, che viene poi portato avanti in modo abbastanza sintetico e breve, mentre si trova una maggiore chiarezza, diciamo, una maggiore appunto un ampliamento per quanto riguarda proprio la definizione della magnanimitas come mediocritas.
E proprio a proposito di questo mi colpiva anche la vera e propria antropomorfizzazione che tu rilevavi a proposito di Germania, Britannia, sì, eccetera, perché è quello che avviene anche nella trattazione sulla Magna Animitas, perché lì il defectus e l'excessus sono antropomorfizzati, cioè vengono proprio fatti confliggere, divengono delle vere e proprie ipostasi, quasi dei caratteri proprio come in Teofrasto, quindi c'è io ho trovato una consonanza, quindi il pontano filosofo che agisce proprio in maniera speculare a quanto avviene anche nelle opere poetiche e così via. Arrivederci, professore, se state andando, sì. E questo, insomma, volevo dire. Grazie Giuseppe per l'intervento e grazie molte e effettivamente sì, appunto, grazie per tutti questi interventi sia appunto di Giuseppe anche della professoressa Iacono, che effettivamente mostrano una convergenza appunto di un sistema, di un modello che appunto a quanto pare Pontano conosceva, e io non sapevo chiaramente di tutti questi altri casi in cui sembra che il modus operandi, diciamo, sia più o meno convergente, sia più o meno lo stesso, che riguardi l'antropomorfizzazione, che riguardi anche, come affermava prima la professoressa Iacono, il carattere scientifico, perché come riprende elementi geografici da Tolomeo, riprende anche quelli che ha fatto notare la professoressa. Quindi grazie perché appunto aggiungiamo un qualcosa di più a questo modello, a questo modus operandi che è effettivamente tale. Sì, io direi a questo punto che possiamo facilmente concludere, non la carrellata degli interventi perché c'è anche Jessica dopo, però dicevo possiamo facilmente concludere dicendo così che soldati è stato forse un po' troppo severo, anche alla luce del fatto che il Tolemeo che lui che Pontano utilizza per il catalogo è la carta, è diciamo, il modello cartografico, è tratto da quel modello cartografico pubblicato a stampa nel 1490, se ho capito bene, Sì. che però è già un modello filologicamente più aggiornato, cioè non è la copia, diciamo, passiva di No, è molto più quello. aggiornato, sì. Quindi Rispetto c'è alla un. prima del Aspetta. 75 o anche rispetto alla prima traduzione, proprio prima che passasse sotto il torchio tipografico, abbiamo revisioni filologiche dal Calderini in poi che chiaramente Esatto. arrivano poi ad un termine ultimo fino al 90. Quindi sì, la revisione è molto C'è una ingente, sì. revisione sulle carte, perché sulle carte loro intervengono più di Sì, quanto non intervengano sul sì, sì, sì. testo. E le carte viaggiano in modo diverso rispetto al testo, cioè mentre sul testo si cerca di ragionare in termini filologici per l'epoca, cioè per quello che significa filologia nel 400, sulla carta l'atteggiamento è più libero, è più moderno. Questo succederà anche più avanti, diciamo, man mano che i profili delle coste, eccetera, no? Saranno aggiornati. Le edizioni del testo tolemaico a un certo punto saranno aggiornate sulla parte cartografica e un po' meno sulla parte, diciamo, testuale. Ed è per questo poi che ci sono stati alcuni che hanno parlato di umanesimo geografico, cioè l'attitudine per noi difficile da capire fino in fondo a utilizzare Tolomeo come modello matematico e come fonte di riferimento, nonostante, diciamo, il dato poi esperienziale dica altro. Cioè era sicuramente il segreto di Stato a un certo punto, i vari governi non rilasciavano facilmente, no, le rotte per questioni economiche, eccetera. Però c'era anche una scelta, come ha spiegato chiaramente anche il professor Cateo, programmatica, no? Di utilizzare quei modelli, perché in quei modelli poi c'era la via per arrivare a dei risultati, quindi almeno il metodo sopravviveva. Jessica voleva dire qualche cosa, mi sembra. Sì, ne approfitto per salutare tutti. Ci tenevo a far sentire la mia voce per unirmi ai complimenti. Grazie. Mi rivolgo al dottor Coppola perché è stata una relazione veramente avvincente e ben argomentata.
Io ci tenevo semplicemente a fare un'osservazione, giusto a margine, anche ricollegandomi rispetto a quanto ha detto Nicoletta. Se da un lato appunto questa relazione ci ha fatto entrare nel laboratorio di Pontano, quindi facendoci capire come effettivamente il Pontano si orientasse nel maneggiare comunque delle fonti, d'altra parte però ci ricostruisce comunque anche un contesto culturale, no? Che è quella comunque di una condivisione dell'interesse geografico e cosmografico che penso sia stato basilare e fondamentale negli ultimi anni del 400. E a proposito mi veniva in mente, al di là ecco delle riedizioni della geografia, dell'intervento poi successivo di Bernardo Silvano, che ci fa capire quanto effettivamente le tavole fossero oggetto di revisione continua, anche le epistole del Galateo, in particolare quella del De Situ Terrarum, no? Che si apre proprio con la scena di una discussione insieme anche a Federico, insieme anche al San Nazaro, all'Acquaviva, di una disegno, di un nuovo disegno delle carte sulla base appunto delle nuove scoperte delle navigazioni, anche proprio sulle carte nautiche. Quindi sì, immagino che sia stato effettivamente un argomento molto molto discusso, e questo ci fa capire anche come Pontano effettivamente, aggiornato rispetto a tutto questo contesto, poi potesse rimanipolare queste fonti per servirsene e quindi diciamo in qualche modo riconsegnarci un mito rielaborato sulla base comunque di scoperte nuove. E quindi mi faceva piacere appunto tirare fuori anche il contributo del Galateo, che secondo me è una voce da tenere presente alla base appunto di questo nuovo tipo di condivisioni. Grazie ancora. Grazie molte Jessica, e sì, sono assolutamente d'accordo, e questi interessi si possono vedere molto precisamente anche su altri esemplari. Ad esempio alla Nazionale di Napoli c'è un interessantissimo manoscritto postillato da Antonio Siripando, su cui non ci siamo soffermati. Ora non ricordo la segnatura, la posso un attimo riprendere, se non sbaglio decimo K10 dovrebbe essere, il decimo K10, in cui appunto abbiamo un numero estremamente vasto di postille, che sono tutte postille geografiche, che si susseguono soprattutto a partire dal primo libro, quindi quello che riguarda gli elementi più di natura teorica, arriva fino al secondo, quindi il libro contenente le terre europee, quelle di cui abbiamo parlato, area nord-occidentale, ma anche penisola italica, e poi naturalmente più si va avanti, quindi alle terre un po' meno conosciute, alle terre asiatiche, ad esempio, si esauriscono sempre di più, tutte postille del Seripando, e che consistono in emendamenti spesso di nomi geografici, in correzioni e in aggiunte. Quindi si nota proprio come, oltre che anche sull'esemplare del Parrasio, sia comunque un interesse che andava avanti, e naturalmente a Napoli c'era un grande interesse diffuso. È probabile che molti di questi esemplari siano stati studiati proprio nell'ambito dell'Accademia. Sì, lo penso anch'io. Altri interventi, curiosità, osservazioni? Va bene, allora io vi ringrazio tutti per la partecipazione attiva, ringrazio di nuovo Antonio Coppola per la splendida relazione che ci ha donato, e vi do appuntamento ai due prossimi incontri di Arbor Scienziarum, uno nel pomeriggio del 14 ottobre, con un intervento del professore Armando Bisanti, e un altro intorno al 21 ottobre con un intervento di Stefania Voce. Io vi ringrazio ancora per la vostra partecipazione e vi saluto tutti. Grazie. Grazie a te Nicoletta. Grazie Antonio. Ciao.